Eccomi qui, Madame Wins. Sono Flexi. A dire il vero, non vedevo l'ora di risponderle. Flexi, uno pseudonimo, ovviamente, lo puoi immaginare. Ho chiesto a Matilde Fontanin di usarlo mentre l'aiutavo a raccogliere documentazione per il libro, sa. La mia posizione lavorativa è quanto instabile. Preferirei non mettermi troppo in evidenza. Per questo nel video appaio in questo modo. Ma sono comunque una bibliotecaria, ho studiato per diventarlo. Lavoro in 3 biblioteche diverse, per conto di 2 cooperative diverse. In una mi occupo dell'ora del racconto per i piccolini. In un'altra abbiamo principalmente materiali rari, antichi, digitalizzati. Nella terza accolgo i ragazzi delle scuole al pomeriggio, che vengono a fare i compiti. Ed eccoci qua, al book club. Molti sono ragazzi con genitori stranieri. A casa non ha nessuno che li possa aiutare. Le difficoltà sono sia linguistiche che culturali. Pensate, settimana scorsa c'era una ragazza delle medie che doveva studiare il pagamento del tributo di Masaccio, un affresco della Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. L'affresco racconta la storia di Gesù che deve entrare a Cafarno coi suoi apostoli. È un gabelliere, la parola usata nel libro, una parola di uso comune, lo diciamo tutti. Scusi, gabelliere, mi dici che ora apre la dogana? Beh, insomma, chiede appunto loro, il gabelliere, pagamento di un tributo. Gesù manda San Pietro a prendere il denaro dalla bocca di un pesce nel vicino lago di Tiberiade. La ragazza che deve fare la ricerca è figlia di genitori stranieri, dicevo, peraltro non di religione cristiana. Ha poca dimestichezza con le chiese, anche dal punto di vista architettonico. Non conosce le storie del Vangelo, a scuola forse non aveva il coraggio di chiedere. Fatto sta che cercava di imparare tutto a memoria, ma non riusciva nemmeno a leggere la parola apostoli e non aveva idea del significato, e per forza abbiamo parlato. Le ho fatto vedere delle foto della Cappella Brancacci, le ho dato un libro che spiegasse chi erano gli apostoli, e non si può non parlare per fare ste cose. Abbiamo fatto delle ricerche su internet per vedere le foto del dipinto. Però alla fine la ragazza l'ha capito che Pietro era un pescatore. E come mai in un affresco serio, non umoristico, si può immaginare che un uomo raccolga delle monete dalla bocca di un pesce, una cosa che a lei sembrava quantomeno improbabile. E come darle torto, peraltro. C'è la scuola, certo. Infatti noi il gruppo dei compiti l'abbiamo organizzato insieme alla scuola. Sono proprio loro a consigliare ai ragazzi che hanno bisogno di aiuto di venire da noi. E poi incontrano i loro compagni e fanno amicizia. Ma questo è solo uno dei servizi che svolgiamo nelle biblioteche. Aiutiamo le persone ad imparare a cercare informazioni dal catalogo e da internet. E non solo i ragazzi, anche gli adulti, eh? Ci sono molte persone che non sanno usare le risorse digitali. Aiutiamo i genitori a trovare il modulo online per iscrivere i loro figli a scuola, ad esempio. Teniamo corsi in sede e in internet, sulla difesa della privacy mentre si naviga nei social, sull'uso delle risorse in rete, ad esempio, per far musica, per montare video, per studiare. Tra i tanti, ad esempio, facciamo vedere Quizlet, col quale si possono costruire delle attività per imparare. Io lo nomino perché anche Matilde Fontanin l'ha utilizzato per creare delle attività di apprendimento del lessico bibliotecario, ma ci sono ragazzi che lo usano per aiutarsi a memorizzare date, nomi, altre conoscenze di base che li supportano nello studio di materie come la storia e la geografia. E poi organizziamo l'ora del racconto per i bambini, col progetto Nati per Leggere. Anche qui raccogliamo bambini e i loro genitori. Talvolta sono stranieri. E lì fanno pratica anche loro di italiano e possono conoscere altri genitori e sapesse quante amicizie che ho visto nascere. Tu aiuti mio figlio nei compiti e io ti insegno a cucinare il couscous o il baklava alla lubianska. Poi è un momento prezioso per i genitori e per i loro figli, per stare insieme a fare qualcosa, non sempre davanti al cellulare o alla televisione. Quando si deve stare tutti a casa, raccontiamo anche online o al telefono, l'abbiamo fatto anche in questo periodo qua, che bisognava stare tutti a casa. Oppure mettiamo a disposizione degli ebooks, dei libri elettronici che si possono prendere in prestito online, anche senza venire in biblioteca. Siamo un luogo pubblico, aperto a tutti.
posti dove si possono fare esperienze diverse, incontri diversi nel tempo libero, e che offre tante possibilità per incontrarsi, anche online. Mi spiace solo che tante persone non si rendano conto delle opportunità che offriamo, dei tanti materiali che sono gratuitamente a loro disposizione, e quindi magari preferiscono ordinare i libri in rete, o acquistare, o peggio, piratare i film in streaming, pensando che la biblioteca sia un edificio dove stanno chiusi i libri. Nell'altra biblioteca, dove lavoro, offriamo la possibilità di consultare libri, carte, foto dal passato, tutti i materiali digitalizzati o in via di digitalizzazione e disponibili anche in rete, e così importanti se si vuol capire la nostra storia, ma anche il nostro presente, ad esempio l'archivio dei manifesti di propaganda politica per capire il linguaggio dei partiti nelle campagne elettorali del dopoguerra, o l'originale dell'Infinito dei Leopardi, o le lettere dei soldati del fronte che ci raccontano, come ha detto una ragazza, che la storia è fatta di persone e non si può trasmettere tutto questo senza parlare, Madame Wins, Mi spiace, la nostra biblioteca ha delle zone rumorose, come ha detto lei, è orgoglioso di averle ste zone rumorose. Grazie a tutti, e scusate se sono stato irruente, ma a me è il mio lavoro, piace proprio.